20 agosto 2023, stiamo per andare a fare il safari, un'escursione fuori di testa dove avremo visto leoni, elefanti, tigri e tantissimi animali pericolosi. Ce ne andiamo dalla città e ci avviamo verso la savana. È proprio qui che dopo un po' di strada incontriamo questa bambina, sola, con la faccia disorientata. Oh, ma perché c'è una bambina là, raga? Ah, è perso, guarda. Ma che cazzo? Vedi, è perso, sta piangendo, dai. Ma che ci fa una bambina qua sola? Andiamo a prendere, dai. Aiutare, dici? Sì, aspetta. Raga, ma magari c'è sua mamma lì. C'è nessuno, dai, guarda. Aspettate un attimo, ferma. C'è una bambina là. Guardate la sua faccia, cioè lì è triste. Io non capisco. Cioè, e non c'è nessuno. Cioè, qua è letteralmente quasi deserto. No, raga, dai, non conviene scendere e aiutarla. Guardate, sì, poverina. Sì, andiamo. Raga, ma probabilmente non parlerà neanche inglese. Andrea, tu che sei del posto, perché questa bambina è qua? Ah, è persa, ormai non c'è nessuno, guarda, sono fuori villaggio qui, non c'è nessuno. Dici che si è persa? Si è perso, andiamo a aiutarla. Magari c'è suo padre. Non c'è nessuno, guarda. Raga, cioè io non lo so. Raga, potrebbe essere anche pericoloso, cioè se scendiamo magari suo padre pensa che, non lo so, la stiamo rapendo. Raga, non sapevamo che fare, eravamo letteralmente nel panico. E se una volta scesi ci fosse stato qualcuno che ci avrebbe assaltato? Ma di certo non potevamo lasciare una bambina così da sola lì. E quindi siamo scesi. Ciao. Where is your mom, your dad? You don't know? Non lo so. Come non lo sai? No, si è persa allora. Si è persa? Sono persi, veramente. Sta no, piangendo, dai. Andrea, è sola, credi che... Sta da sola. Ma parlagli nella tua lingua, digli qualcosa nella tua lingua. No, ecco. Kumanya. Fuggiui. Digli da quanto tempo sta qua. Un po' capo del cangato, mi cuo' capo. Dice che stava qua per una ora da solo, dai. Come una ora da solo, scusa? Davvero, non lo so. Ma da sua padre. Possibile? Il suo villaggio dov'è? Cioè, questa è, guarda, siamo fuori città ed è sola. Dopo aver parlato 5 minuti con lei, avevamo scoperto che si chiamava Lenza e si era persa. Ma la cosa più terribile era che il suo villaggio si trovava a un'ora di macchina da qui. E allora, perché si trovava lì? Non lo sa, dici? Ma come non lo sa? Impossibile, crediamo io un po' d'acqua, poverina. Gio, vai in macchina, ci dovrebbe essere dei biscotti, okay. Vedi, prendi qualcosa, poverina. Chiedigli da quanto tempo è qua. Dice un'ora sta qua, va. Un'ora. E chi l'ha portata qua? Ma chi ti ha portato qua? Dici qualcuno che l'ha portato qua, non sa dove è suo padre. Come non sa dove è suo padre, scusa? Sì, ecco l'acqua, tieni. Dategli dell'acqua, poverino. Prendi, dagli tutti questi biscotti, tieni. Ok. Allora, è assetata. È assetata, raga. Come si è fatta a perdere? Non lo so, ma è assetata. Poverina, raga, poverina, guarda. Che affamata. No, oh, vedi che la carta non si mangia? Digli che la carta non si mangia. Sta aprendo. Okay. Raga, ha le mani tutte sporche, cioè, poverina. Ma questa qua che ci fa nel mezzo del nulla, letteralmente? Cioè, si è mangiata 10 pacchi di biscotti in letteralmente 2 minuti. Non è possibile. No, ragazzi. Questa qua non mangia da oggi sicuro. No, la dobbiamo portare a casa per forza. E poi ma come la portiamo a casa? No, dove andare, portiamola a casa, non lo so. Andrea, tu che sei del posto, che dobbiamo fare? E dobbiamo prendere la polizia. Dobbiamo chiamare la polizia? Sì. E chiamala allora, cosa stai aspettando? Che numero è della polizia? Scusa, non prendi il telefono. Ma no, come, dai. Ma dai. Raga, una sfiga dietro l'altra. Cioè, dovevamo andare a fare il safari e siamo qua bloccati con una bambina dispersa qui sola. Nel mezzo al nulla non c'è nessuno. Ne va una giù. Oh, ma che cazzo. Ma Andrea, forse quelli là sono i suoi genitori. No, loro stanno lavorando per Pietra. Stanno lavorando per Pietra loro. Sei sicuro che non sono? Sicuramente. Non sono i genitori. Ancora increduli della situazione, rientriamo in macchina per trovare una soluzione. Ma non c'è niente da fare, i telefoni non prendono. Ma mentre stavamo pensando a qualcosa, si avvicinano un gruppo di ragazzi malintenzionati. Ma guarda che situazione, oh, la bambina, raga, è ancora là. Non sappiamo che fare, raga. Non è possibile che non ci sia una soluzione. Non ci lasciare, lo portiamo davvero. Aspetta, dai. Come la portiamo? Cioè, noi dobbiamo fare un'ora di strada e se poi pensano che l'abbiamo rapita? No, non pensano così. Andrea, quindi secondo te la soluzione è portarcela? Portarcela, sì. Ma raga, non lo so. Sì. E il safari, abbiamo pagato 200 euro a testa. Sì.
vero. E Salvatore, vita di un bambino è più importante di Safari. Hai ragione, hai ragione, sì, ragione. Hai ragione. Raga, secondo me la soluzione è questa. Ce la portiamo in macchina e dopodiché vediamo che fare, raga. Non, sì, non c'è soluzione. Cosa? Oh, zitti. Ma che cazzo? Raga, stanno facendo? Ma chi sono sti qua? Sono gangsta. Oh, ma che cazzo sto vedendo, raga? Che facciamo, Andrea? Sì, quello che avete visto è tutto bene. 4 o forse 5 ragazzi, non avevo ancora ben capito, stavano cercando di rapire una bambina. Io non so se fossero amici, parenti, ma secondo me non avevano buone intenzioni. Per fortuna, raga, c'eravamo noi e appena ci hanno visto, sono corsi, sono scappati. Ma stanno rapendo una cazzo di bambina, raga. Cazzo. Oh, ma che fa? Yo. Via, via. Ma che è? Andrea, la stavano rapendo. Ma che? Ma raga, ma... No, raga, io sono sconvolto. Ma l'avete visto cosa è successo? No, aspettate un secondo, ma perché... Ma state scherzando? Qua noi, neanche noi ci dobbiamo stare qua. Ma Andrea, no, aspetta, raga, entriamo in macchina e chiudiamoci. Mettila in macchina, Andrea. Entriamo. Eravamo sconvolti. Non sapevamo se quanto stessimo vedendo fosse vero o falso, se ci trovavamo in un film o se fosse veramente la realtà. Raga, non ho mai assistito ad una scena del genere. Cioè, vi giuro, in quel momento non sapevo che fare. E Salvatore, è sul suo cazzo. Come? È sul suo cazzo. Perché? E non è mai successa una cosa da genere così un bambino. Lo so, non è mai successa. Raga, la bambina è qua, è scioccata, ha paurissima già da com'è. Abbiamo dato altra acqua e altro cibo e lei affamatissima, una cosa assurda. È tristissima. Hey, we save you, no problem now. Ok? Ti abbiamo salvato, stai tranquilla, ok? Be quiet, tranquilla, va bene? Ma mi sta abbracciando, ma che carino. Ma non ti preoccupare. Don't worry. No problem. Raga, sta tremando in una maniera assurda, poverina. È spaventatissima. Non lo so, portiamola a casa, facciamole un bagno, non lo so, gli diamo ancora del cibo. A quel punto lì rimaneva soltanto una cosa da fare: annullare la nostra escursione, il safari, e tornare in città un'ora da dove eravamo per andare dalla polizia e denunciare tutto questo. Raga, a questo punto rimane solo una cosa da fare: dobbiamo tornare in città e andare dalla polizia. Sì, andiamo. Per forza, annulliamo il safari. Va bene. Ragazzi, la vita di una bambina è più importante. È incredibile. Vabbè, dai, almeno l'abbiamo qua e l'abbiamo salvata. It's ok? Sicuro? Ok. Poverina, sta facendo un piccolo sorriso. E così abbiamo fatto. Siamo tornati in città e abbiamo denunciato tutto questo. Abbiamo anche fatto vedere il video che avevamo e la polizia ci ha promesso che cercherà questi ragazzi e gli chiederà spiegazioni di quanto successo. Dopodiché abbiamo accompagnato la bambina dalla sua famiglia ed era felicissima. Oh, my kids. Yeah, easy kids. È contenta, sei contenta? Happy? Ma pensate che le disavventure in Africa siano finite qui? Se volete vedere il prossimo episodio dove la polizia ci ha fermati e poi arrestati, beh, raggiungiamo i 15.000 like. E no, non sto scherzando, è successo davvero.